La France, le macaron, la Tour Eiffel, les menaces de guerre. Come se già la situazione non era abbastanza problematica. Ci si è messo pure Macron a vaneggiare. Certo, la Francia, una tipetta tranquilla, non l'è stata mai, eh. Vedi che hanno combinato in Libia con Gheddafi. Ma se l'Huffington Post ci dice che anche quella della Francia in Libia è una fake news, allora marendo. In Libia c'era Sarkozy, in Ucraina ci vuole essere Macron. Ah, allora sì che siamo in una botte de fer. Talmente tanto botte de fer che è proprio in concomitanza delle presidenziali russe. E all'indomani dell'intervista a Putin, dove la sintesi era: non ho intenzione di usare l'atomica, ma vige sempre la regola del cavaliere nero. Dimmi la morale, è che il cavaliere nero lui è carica carcazza! Macron già qualche giorno fa aveva espresso la possibilità dell'invio di truppe in Ucraina. E ieri sera in un'intervista a reti unificate TF1 e France 2 della televisione francese ha deciso di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e ribadire il concetto. Claire, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Nessun passo indietro. Anzi, le rivendica con orgoglio quelle affermazioni di qualche giorno prima. Rivendico di evocare questa possibilità, ha affermato il presidente francese. Abbiamo messo troppi limiti al nostro vocabolario. Noi abbiamo un solo obiettivo: vincere e vinceremo. Ah no, quello era un altro. Vabbè, molto simile però. Lui ha detto che la Russia non può e non deve vincere. Certo, ci domanderemo tutti come mai prima dell'intervista aveva pubblicato un post su X per chiedere ai francesi se avesse domande sul sostegno della Francia all'Ucraina, e poi invece su YouTube, dove l'intervista è stata trasmessa, erano disabilitati tutti i commenti. Mi sa che de domande non ce n'erano. Piuttosto mi sa tante affermazioni. Insomma, Macron insiste e l'opzione dell'invio di truppe diventa sempre più concreta. Però attenzione, ha detto che non si tratta di un'escalation contro la Russia. Un po' sembrava, però possiamo star tranquilli. Macron, ma che ti sei messo in test de fer? Che ti è venu? La sindrome de Napoleon? E mica siamo nel 1812. Che vuoi fa? La Grande Armée? Radunando 450.000 uomini e marciando nella steppa alla conquista di Mosca? Ti vorrei ricordare che pure lì non è andata a finire bene bene. Napoleon se dovette ritirare, eh? È stata un'ecatombe. E da lì è cominciato un déclin de Napoleon, che è meglio che non te lo dico proprio. Vattelo a rileggere nei libri di histoire. Do cazzo vuoi andare, Macron? Ma dai, se è buona gestì manco l'aumento dei 10 centesimi sulla benzina che ti mettono a ferro e fuoco la città. Dai, sta buono. Io capisco tutto, ma te prego. Io capisco che te senti spavaldo perché c'hai le testate atomiche pure tu. Il che rende il tutto ancora più grave, Perché un conto era se a minacciare la Russia era il sindaco da Riccia, dove al massimo quello che si può lanciare sono i panini con la porchetta alla sagra. Un conto invece se gli arriva all'orecchio di Putin che uno in Europa con qualche testata vuole fare bisboccia. Ma Macron, tu de testate ce n'hai 290. Quello ce n'ha 6.000. 6.000! Me pare comunque un giochino un po' pericolosetto a cui gioca. E poi Macron, parliamoci chiaro, i russi non so mica gli studenti o le migrant che spari con la gendarmerie nazionale sulle 17. Quelli te sgonocchiano, Macron. Ma poi quando ha fatto sta botta da matto, pure i militari francesi ti hanno riso in faccia. Non hai nemmeno il sostegno del tuo esercito. Diversi soldati francesi, intervistati dalla rivista Marianne, come leggiamo, affermano di essere caduti allo scoperto. E aggiungono che di fronte ai russi l'esercito francese è un esercito di cheerleader. E diversi rapporti confidenziali della difesa parlano esplicitamente di situazione critica. Ieri sera Tajani, poraccio, se stava a mangiare una yo-yo in santa pace e me l'hai ghiacciato davanti alla televisione. L'hai dovuto far correre a smarcarsi dicendo proprio che l'Italia esclude l'invio di truppe in Ucraina per combattere contro i russi, perché noi non siamo in guerra contro i russi. Crosetto proprio l'altro ieri aveva appena finito di dire che bisognava cominciare a pensare a nuove forme di aiuti all'Ucraina, come le vie diplomatiche. Insomma, piano piano, con 2 anni di ritardo, ma se ne stanno accorge tutti che non è più aria. Scholz non gli ha manco voluto mandare i Taurus a Zelensky. E te che fai? Ti fai la sparata? Questa botta di testa resta assolutamente incomprensibile sotto ogni punto di vista. E sono in tanti a domandarsi oggi che senso abbiano avuto queste parole. L'opzione più plausibile, a mio avviso, è che Macron stia cercando un suo posto nel mondo. Ora che il traino europeo della Germania si è sfracellato e manca oggettivamente un leader in Europa. Ora che nel contesto occidentale in generale si evince
lascia un vuoto, anche tra Biden e Trump. Uno pronto per centranziani, poraccio, l'altro pronto a rodeo. Io credo che Macron stia accarezzando l'illusione di diventare lui il volto dell'Occidente, utilizzando tra l'altro la carcassa dell'Ucraina come feticcio per quelle brame di guerra che riguardano però una parte sempre più esigua dell'opinione pubblica. Ma parliamoci chiaro. Ma voi ce lo vedete qualche leader in Europa dover andare dal proprio popolo e dirgli siamo in guerra perché l'ha voluto Macron? Vedi, qui in Italia ce li vedete. Ma pure più ferrei sostenitori, quelli che si avvolgevano nella bandiera ucraina nelle piazze, sarebbero i primi a dire: a te pare che mo andiamo in guerra per i francesi? Questi non c'hanno manco il bidet. Sti magni a baguette, belli, noi campioni del mondo nel 2006. Po, po, ro, po, po, po. Perché me immagino che il massimo del livello sia quello, no? Però lo direbbero financo loro. Pure loro ci arriverebbero, sempre perché la guerra è bella, però possibilmente col deretano dell'altre. Quindi non si è capito bene che cosa pensa di fare Macron. E non so nemmeno cosa pensa di poter raggiungere. Ma resta il fatto che questa è un'ennesima provocazione alla Russia. E a furia di fare ste sparate da matti, non sappiamo se la Russia prima o poi non decida di fare all-in per vedere se siamo matti per davvero. Vabbè, male che va, l'abbiamo sempre chiamata guerra, ma alla guerra, senti come suona meglio? Roba più de classe. Dai, Macron, che Napoleone è morto da un bel po'. E per la sindrome di Napoleone, che io sappia, esiste un sostegno terapeutico. Se li portiamo in strutture apposite per aiutarli, quelli come Macron, Borelli, magari non se li ritroviamo così in giro, che ne so, alla presidenza di un paese europeo. Oppure Macron, lo sai che c'è? Mettite nel metto e vacce te. Tu vai, vai, vai avanti, che noi te raggiungiamo dopo. Ma dimmi te se uno ci deve avere a che fare con sti matti.